L'importanza di questa iniziativa sta proprio nella possibilità di avvicinare le famiglie su problemi di varia natura. In particolare il forum sull'alimentazione è un'occasione, direi, molto importante per persone che, diciamo, si avviano a seguire un bambino in un ambito della famiglia, di poter ascoltare chi ha esperienze di approccio con i temi dell'alimentazione basati su aspetti molto diversi. In effetti, in questa mattinata si discute proprio di tutto quello che concerne gli aspetti dell'alimentazione, a partire dall'allattamento materno, che rimane un punto fermo fondamentale per garantire una buona crescita e un equilibrato sviluppo psicofisico, per poi proseguire con lo svezzamento, che è una fase altrettanto delicata di passaggio dall'alimentazione con solo latte ad altri tipi di alimenti, e poi ci sarà una parte direi piuttosto importante che concerne i problemi relativi all'alimentazione intesi come aspetti particolari, quindi in primo luogo la obesità e il sovrappeso, che sono una parte purtroppo deleteria degli aspetti non positivi dell'alimentazione, e si cercherà comunque di sottolineare in questo contesto di problemi della obesità e del sovrappeso quelle che sono le possibilità di una prevenzione di questi aspetti. Questo è un qualche cosa che è molto importante, perché oggi noi abbiamo nel nostro paese una prevalenza di sovrappeso e di obesità che si avvicina globalmente a un terzo dei nostri bambini. E questo bambini e adolescenti, quindi soggetti al di sotto dei 18 anni. Quindi questo è un aspetto cruciale, perché riuscire a prevenire questi numeri così elevati e migliorare nel futuro questa condizione, a nostro avviso può sembrare molto difficile da realizzare, ma rimane comunque l'unica possibilità per impedire che nel futuro ci siano delle conseguenze molto pesanti dell'obesità, che nei nostri bambini, che diventeranno adulti con un rischio forte di rimanere obesi, può costituire un danno futuro per la salute dell'intera popolazione. Un altro aspetto molto importante di questo forum sull'alimentazione riguarda ancora alcune particolari patologie che hanno a che fare con l'alimentazione e che sono estremamente diffuse oggi. E ricordo in particolare la malattia celiaca, che è una delle malattie più diffuse al mondo in senso proprio globale, in questo caso proprio di globalizzazione, che fa riferimento a una intolleranza alle proteine contenute nel glutine, che purtroppo è presente in tutti, in gran parte dei cereali, ad eccezione in particolare del riso, ma soprattutto è presente nei normali prodotti che ogni giorno i nostri bambini o i nostri adulti anche possono introdurre, che sono il grano e quindi naturalmente il pane, la pasta, biscotti e quant'altro. Ci saranno poi ancora degli aspetti altrettanto importanti legati al diabete, che purtroppo è un'altra patologia che molto spesso inizia nella sua forma giovanile in età ancora pediatrica, e su altri aspetti altrettanto importanti che hanno a che fare sempre con l'alimentazione, che sono costituiti dai disturbi legati ad alterazioni del comportamento alimentare, quali per esempio la anoressia mentale e la bulimia. Come si può capire, è un quadro completo di tutto quello che ha a che fare con l'alimentazione e con i corretti rapporti che nei confronti di questa funzione fondamentale per la nostra sopravvivenza le famiglie devono avere.